diventare un monopolio o cercare di diventare bravi ed indispensabile. Diciamo che in questa frase ci sono tre parole chiave, tre parole che non vanno molto d'accordo, comunque che in alcuni casi sono particolari. Perché? Un monopolio intendo dire proprio un monopolio, ed è difficilissimo diventare un monopolio, diventare il numero uno, come ho detto prima, di costruttore di chiavette per cani e gatti, magari è un'impresa impossibile. Però possiamo cercare di diventare talmente bravi che le persone non possono fare a meno di noi. Io posso diventare bravissimo in un settore, però devo avere comunque anche dei buonissimi clienti, e questi clienti non mi vogliono lasciare, e quindi divento indispensabile per loro. Diciamo che questa è una strategia anche a doppio taglio, perché io per esperienza, io ho lavorato in una società dove in questi anni c'è una persona che ha iniziato, siccome si lavorava come partite IVA, anche se non eravamo proprio partite IVA, noi, questa è una regola che vale un po' da tutte le parti, noi siamo un punto, siamo una virgola, siamo un numero. Anche dove sono io adesso, sono un numero. Quindi domani può arrivare un ragazzo magari anche più giovane, più bravo, che poi l'età non conta nulla, Mettiamoci anche, sfatiamo anche questo mito dell'età, però l'età non conta nulla, poi va visto anche un attimo il contesto. Però può arrivare un ragazzo più bravo e mettermi da parte, ok? E sostituirmi. Quindi siamo tutti sostituibili, però possiamo diventare indispensabili, o quasi indispensabili. C'è questo mio ex collega che era riuscito a portare una marea di commesse realizzando, ovviamente lui si faceva video in 3D, convincendo il nostro datore di lavoro che andando a realizzare i video utilizzando After Effects e 3D Element si poteva fare i video molto più velocemente. Il problema è che di licenze ne avevamo comprata una sola, c'era una sola macchina pensata per fare i video in questo modo e io, per esempio, dovevo occuparmi anche di altre cose. Di conseguenza, questa persona ha iniziato a fare questa tipologia di lavoro in questo modo e quindi se uno gli va a chiedere quel tipo là, lo possiamo buttare fuori? No, perché ci serve per questo determinato lavoro perché è l'unico che conosce questa determinata cosa e quindi è diventato indispensabile. Io, per esempio, ero indispensabile, per un anno sono stato indispensabile perché mi sono studiato un software ingegneristico, un software che la società che ci commissionava questa tipologia di lavoro non voleva studiare, non voleva perderci tempo, gli costava di più alla società mettere un proprio ingegnere che invece pagare noi che facessimo questa cosa, e di conseguenza io mi sono dovuto studiare un software ingegneristico, io che non sono assolutamente un ingegnere, ed essendo l'unico che lo sapeva utilizzare, oltre ad avere una marea di lavoro e a volte a farsi anche 14 ore di lavoro al giorno, sostanzialmente non potevano buttarmi fuori in quel periodo, perché se mi buttavano fuori non sapevano come chiudere le commesse, ok? Quindi in alcuni casi possiamo diventare indispensabili perché ci sono delle caratteristiche che ci permettono di non essere sostituibili. Da altre parti siamo talmente bravi nel fare quella cosa lì che i nostri clienti non ci cambieranno mai. Mettiamo caso che io compro una Ferrari, mi ci trovo talmente bene che ne compro un'altra, ok? Oltre al discorso di fidelizzare i clienti, però la Ferrari è un'azienda che è talmente brava, oltre ad avere quasi un monopolio, però diciamo che è talmente brava nel fare quella tipologia di macchina che anche se esce fuori un catorcio con un cavallino attaccato sul cofano, la vende. Diventa indispensabile per certi clienti, per certe tipologie di clienti, quei clienti che hanno bisogno anche di farsi vedere con un determinato brand. Quindi a volte bisogna cercare di essere bravi ed indispensabili. E queste due cose possono andare di pari passo.